Regà, prima di lasciarvi a questa bomba di video, volevo darvi un'informazione fondamentale, perché vi annuncio ufficialmente che sarò presente a Romix, cosa che al 99,9% sapete già tutti, però ve lo dico perché non si sa mai, venerdì, sabato e domenica, tutto il giorno. Quindi venite e portatemi regali, perché devo spaccare Romix quest'anno, quindi ci vediamo lì. Vi lascio a questo episodio bomba con tutto il mese di dicembre, lasciate like e bella regà. Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale con questo 33esimo episodio della carriera, in pratica l'episodio di Gesù Cristo. Vabbè, dopo queste sfaciolate iniziali immediate direi che possiamo cominciare a parlare del nostro Leicester, perché ci eravamo salutati sabato con una sconfitta, quella contro l'Arsenal all'Emirates Stadium, in quella che avevamo definito come match clou del campionato. Era molto più semplice di sfida a scudetto, però volevo complicarmi la vita. E sì, in pratica, perché comunque siamo a dicembre, come ho detto in telecronaca, ovviamente non è ancora una sfida a scudetto perché siamo a dicembre, però comunque bisogna cominciare a capire qualcosa. E quindi in questo episodio, giusto per volerci uccidere, ma allo stesso tempo so che voi state sborrando ora che vi sto dando questa notizia, ci faremo tutto e dico tutto il mese di dicembre. Che dire ragazzi, avete visto? È un mese incredibile dicembre, mi sono messo il cappello proprio perché il tempo che finiamo questo episodio sarò invecchiato e quindi probabilmente avrò anche i capelli bianchi. Detto questo, possiamo iniziare e quindi direi di andare in campo e affrontare il Brondby. Dopo il 3-2 dell'andata, il Leicester ha voglia di rifarsi, di prendersi la sua rivincita e vincere questo girone per dare un segnale importante alle altre dirette concorrenti in Europa League, dato che è un chiaro obiettivo del Leicester quello di arrivare fino in fondo in questa competizione. È importante anche poi aprire un mese tosto come quello di dicembre. Questa infatti è la prima e forse la partita meno importante visto alla classifica, anche perché il Leicester, sperando in un passo falso dell'Utrecht, potrebbe anche non vincere oggi paradossalmente. Ma comunque la partita paradossalmente meno importante, proprio perché poi ci saranno delle sfide clou in campionato. Penso al Manchester, penso ai due Manchester, quindi allo United e il City, penso al Chelsea e comunque ad altre sfide che ci attendono in questo ultimo mese dell'anno. Ora Bellerin scatta Marez, visto e servito sulla verticale, prova a rientrare l'algerino, taglio di Vardy, quello di Dembélé che chiama il pallone, riceve forse Dembélé in posizione di fuorigioco. Fuorigioco, infatti inizialmente si era disinteressato del pallone. Nunez resiste molto bene, Nunez che va via, va in verticale, poi da Vilicek in area di rigore, Schlupp in ritardo, autogol di Schlupp. Autogol di Schlupp, clamoroso, al King Power Stadium. Ha fatto una cosa vergognosa Schlupp. Ha fatto una cosa vergognosa Schlupp, perché questo non si spiega. Io ho premuto triangolo per far uscire il portiere, Schlupp mi sembrava in ritardo, è clamorosamente arrivato prima di Vilicek e ha fatto il passaggio filtrante all'indietro ed è riuscito a fare un gran gol, per carità, però nella porta sbagliata. Da Nunez che va via bene a un uomo, ancora Nunez, la palla diventa buona per il destro da fuori di Pucchi e l'ottima risposta di Ziller in calcio d'angolo. Sempre Marez, lasciamo in D, c'è fuori Tielemans che ha il destro caldo, calcia Tielemans, uno straccio bagnato, la palla è sul fondo. 30 sul cronometro, Leicester 0 Brondby 1 al King Power Stadium, ma giocano le Foxes, il cross di Marez sulla testa di Vardy, il salvataggio sulla linea clamoroso, poi al volo Dembélé, not bad, ma la palla è fuori, il Leicester è vivo. Occhio a Lusager che è anche un buon tiratore, fino in fondo lascia Kalenberg e poi Ziller, non è finita, c'è Vilicek e il salvataggio, ma è calcio di rigore. È calcio di rigore, l'ha presa di mano Bellerin secondo l'arbitro. Calcio di rigore per i Brondby al 38esimo. Calcio di rigore che potrebbe complicare ancora di più la vita dell'Leicester. C'è Nunez di fronte a Ziller, momento chiave, Nunez fuori! Ha sbagliato il rigore del possibile 0-2 il numero 35 del Brondby, che aveva comunque spiazzato Ziller. E già questa era una notizia, perché Ziller è un pararigori, perché comunque dal punto di vista del gioco c'eravamo e come. E ora risponde subito la squadra di Marconi con Musa, dentro da Vardy, aspetta Marez, c'è anche Dembélé, posizione questa volta regolare, cioè spero, Dembélé al centro deviazione, Marez 1-1, il pareggio delle Foxes, esplode il King Power Stadium. Come può cambiare una partita? Calcio di rigore sbagliato e 60 secondi dopo il Leicester ha pareggiato. Adesso sì che ci divertiamo. Stacca Dembélé, prende Niang, riallarga molto bene per Ousmane Dembélé che può andare in percussione, attenzione a Vardy al centro, Dembélé vuole tagliare il campo, c'è anche Musa dalla parte opposta, visto e servito, Musa sul mancino, calcia addosso a Ronov, non è finita perché c'è ancora Dembélé. Larsson, attenzione a Larsson, il contropiede del Brondby, palla per
Intervento di Lovren, ancora calcio di rigore. Giallo a Lovren, che è entrato malissimo. Sta ripartendo Nunez per la seconda volta di fronte a Ziller. Prima ha sbagliato. Ziller! Para! Cambia lato Nunez, non lo cambia Ziller, che va a metterla in calcio d'angolo. Secondo rigore su due, fallito da Nunez. E si resta 1-1. Musa, di prima per Niang, sta ripartendo a sinistra Ahmed Musa. Visto e servito con Vardy al centro. La porta a Musa che poi serve Jamie Vardy, Jack e Niang. È solo Mbaye Niang! Sempre Niang! Nei momenti decisivi, comeback dell'Leicester! 2-1! E che partita, amici! Appena è entrato Niang e poi Villalba, non è finita, c'è Austin. Dobbiamo riuscire a ripartire qui. Niang, Vardy, allora contro il piede dell'Leicester con Jamie. Dentro per Villalba. È praticamente 1 contro 0 perché Villalba è un velocista alla Usain Bolt. C'è Vardy che neanche riesce a stargli dietro. La porta Villalba, sempre Villalba. L'assist, Mbaye! Niang! È finita al King Power Stadium! Ha vinto il Leicester! 3-1, una partita bellissima. E che squadra! Sa soffrire nei momenti di difficoltà e poi sa punire. Sa punire come. E guardate quanto può contare nel calcio la differenza reti, ragazzi. Perché il Las Palmas, intanto mi sto mangiando una gomma, pardon, però almeno mi serve un po' di voce. E il Las Palmas arriva a pari merito con il Brondby, ma per la differenza reti non passa. Quindi il Brondby comunque si guadagna i sedicesimi di finale, anche perché comunque hanno fatto un grande girone, questo va detto, e Leicester guida questa classifica. Una sconfitta, per quanto pesante, non può compromettere una stagione, non può ridurre l'entusiasmo che ci eravamo guadagnati in questi primi mesi, da agosto, da quando è cominciata la stagione, fino adesso, fino a dicembre. E quindi bisogna ripartire, dobbiamo e vogliamo ripartire con una vittoria contro un avversario sicuramente tosto, difficile da affrontare, una partita che si commenta da sola, Leicester-Manchester City. A cosa pensate voi? Il primo pensiero che mi viene in mente, dopo ovviamente la finale dell'FA Cup dello scorso anno, è Ahmed Musa, perché questa è una partita che lo scorso anno e anche negli anni precedenti comunque ha significato molto. Due anni fa, nel girone di ritorno all'Etihad, il Leicester vinse per 3-1, praticamente ipotecando lo scudetto con Claudio Ranieri in panchina, anche se ovviamente parlavamo di febbraio, era ancora un po' prestino, ma sicuramente diede un segnale importante. Poi qualche mese dopo, proprio qui al King Power Stadium, con Rudy Zlatan in mia compagnia, ci fu un partitone finito 2-2, nel girone di ritorno vinse il Leicester e poi appunto quella finalissima di FA Cup in cui le Foxes, e quindi sempre noi, l'abbiamo spuntata ai calci di rigore. In pratica il Manchester City deve avere voglia di rivincita e quindi direi che questa è una partita che, per l'appunto, come ho esordito finisco, si commenta da sola, proprio perché entrambe le squadre hanno la stessa voglia di vincere. Sadio Sané, va via Sané. Attenzione, ingresso in area di rigore sul mancino, serpentina e conclusione, Ziller attento, palla gol per il City. Di Bartosz Kapuczka, che vuole anche arrivare in zona tiro. Kapuczka rientra nuovamente sul destro, poi calcia! Non è neanche troppo male, ma la palla è sul fondo. Nainggolan torna da Fernando, che regala il pallone a Pellegrini. Attenzione, Pellegrini può andare, va dentro da Vardy. Attenzione a Jamie, in area di rigore, sinistro, traversa! Non è possibile, che occasione per Vardy, che ha spaccato la porta che ancora trema. C'entra, sta partendo sulla sua verticale Junuzovic. Occhio a Zlatko Junuzovic in rigore, finta e controfinta. La seconda forse è inutile, poi evita la scivolata, mette il pallone dentro Hart, arriva Kapuczka, salvataggio clamoroso, ancora Leicester. Pellegrini, Simpson, Pellegrini dentro il pallone, occhio a Tielemans, è passato in qualche modo, la conclusione, gol! Villalba! Villalba! Proprio lui! Fa 1-0 a 5 dal 90esimo e fa esplodere il King Power Stadium, sempre alla fine, sempre il cuore dell'Leicester. Hector Villalba! Proprio in questa partita, proprio nella partita in cui abbiamo parlato di Rudy Zlatan, lui comprato così per scherzo, grazie a Rudy Zlatan, ci sta facendo vincere. Il tempo è finito e il Leicester batte il Manchester City. Complimenti anche al club di Guardiola, che comunque ha fatto una grandissima partita, ma oggi, come praticamente sempre, siamo la loro bestia nera.
gli abbiamo rovinato la festa alla fine. Sempre alla fine. Intanto Dragoschi continua a rifiutare. E io non so veramente cosa fare, ragazzi. Non so cosa fare perché gli abbiamo fatto insieme l'offerta. Abbiamo fatto insieme l'offerta e quindi non so veramente cosa. Come riuscire a prenderlo. Gli do 200.000. Cioè, esageratissimo e ci siamo. Però, giusto per capire il motivo del suo rifiuto continuo, perché stiamo facendo di tutto per prenderlo, quindi non ha senso. Dragoschi, che è al centro delle polemiche per il suo futuro e oggi vorrà comunque dimostrare di poter restare il numero uno delle Foxes. Schlup per tenersi il posto da titolare nonostante prima o poi Alexandro rientrerà. Villalba per confermare quel che di buono ha fatto contro il Manchester City trovando il gol vittoria, e Vardy per inseguire il record in classifica marcatori, ma soprattutto il Leicester di Federico Marconi a St. James Park per battere il Newcastle e volare in classifica. Pronto al cross, ecco il pallone interno con Mendy, poi arriva De Jong, vuole calciare, chiuso, rimpallo, poi Lovren, la palla resta lì, Tielemans non spazza nessuno e il Newcastle in vantaggio, il Newcastle in vantaggio con un gol regalato. Non è possibile questa volta però, perché, ok, sbagliando si impara, però se poi non allontanano neanche loro, qui Lovren, ok, sbaglio io, poi Tielemans ci mette un quarto d'ora, arriva dalle retrovie il numero 13, che porta in vantaggio il Newcastle, si tratta di Ameobi, 1-0, secondo centro stagionale per il giocatore della squadra di casa. E finisce qui un primo tempo in cui Leicester ha sofferto tantissimo, praticamente mezza palla gol per noi e diverse palle gol, ma soprattutto grande gioco per il Newcastle, 1-0, più che giusto. Leicester che domenica prossima affronterà il Chelsea. Intanto Ayoze, gran gol per il 2-0 del Newcastle, e il Leicester è in letargo oggi pomeriggio. 65-2-0, adesso si mette malissimo per colpa nostra, perché oggi è un Leicester irriconoscibile. Per carità, può capitare la giornata storta, ma oggi dal punto di vista offensivo il nulla, a parte le occasioni che abbiamo creato per forza di cose, perché alla fine la qualità c'è. Mendy per Jamie Vardy, vuole andare, occhio al movimento di Nyang, ma è andato in porta, Nyang ancora nel rigore fino in fondo, Nyang prova a riaprirla il Leicester, Mbaye Nyang mette sempre la firma quando entra in campo, 2-1 all'86esimo. E adesso vediamo un po' se Leicester riesce nel colpaccio. Porta Bartosz, Nyang può correre, c'è dentro Mendy, servito, c'è anche Vardy che parte, mandato Jamie defilato, occhio a Vardy, evita la scivolata fino in fondo, Vardy, il pareggio dell'Leicester, Jamie Vardy alla fine riesce a segnare, a trovare un gol fondamentale, 90 sul cronometro, adesso c'è il recupero che non so quanto potrà essere utile, ma il Leicester ha rimesso in piedi una partita che era finita al 65esimo. Qui evita la scivolata che significava calcio di rigore, poi alza la testa, occhiata in mezzo, Elliot fa tutto il resto, ma va bene così, 2-2, forza Leicester, moriamo mai praticamente. Yedlin finisce qui, non c'è stato neanche il tempo di un'altra azione per Newcastle e Leicester. Complimenti al Newcastle che dimostra di essere meritatamente al sesto posto in classifica, e per come ha giocato oggi meriterebbe di essere anche sopra ad altre squadre che abbiamo già affrontato in questa stagione. Ma l'importante è non aver perso, perché venire qui, essere sotto 2-0, giocare malissimo e riuscire comunque a rimontare due gol negli ultimi 6 minuti non è sicuramente un'impresa facile. Fino a 2 anni fa non si erano praticamente mai affrontate. Da 2 anni a questa parte Leicester e Chelsea hanno messo in piedi una seria rivalità che sta continuando con Marconi e Conte dopo Ranieri e Mourinho, che la rivalità ce l'avevano già da tempo, e oggi vorranno scaldarci con un gran calcio nonostante il freddo, perché siamo al 23 di dicembre. Allora, forza Leicester come al solito. Questa è la formazione delle Foxes, che è quella titolare, torna anche Dembélé dopo il turno di riposo, non ha giocato contro il Newcastle e si è sentita la sua mancanza nel pacchetto offensivo perché è mancata un po' di qualità, quella che non è riuscita a dare Hector Villalba, che sicuramente rende molto di più partendo dalla panchina. Tielemans anche ha deluso contro il Newcastle, oggi deve tornare al massimo della condizione del rendimento e prova subito a riprendersela su William e ci riesce, poi occhiata in mezzo perché stanno arrivando Marezza e Vardy,
E poi calcio d'angolo, l'ha presa Riyad Mahrez. E dopo la risposta di Butland l'ha messa in calcio d'angolo Christiansen. Pedro, partita in posizione regolare, rientra su Lovren. Poi lascia il pallone a Mikel e poi Ziller. Grande Ziller sulla conclusione di Matic, se non ho visto male. Il cross di Matic, secondo palo arriva Willian. E Ziller riesce nel riflesso a mettere in calcio d'angolo. Poi in qualche modo il pallone è riconsegnato all'Leicester. Riparte con Dembélé. Da Vardy. Aspetta Mahrez, lo serve sulla corsa. Occhio a Riyad che entra di rigore fino in fondo. Mahrez in porta, Butland Musa. E la palla è sul fondo. Diego Costa, posizione di sparo, lascia Van Ginkel, rimpallo, Diego Costa fino in fondo. Il Chelsea in vantaggio. Ha segnato Diego Costa con un rimpallo fortuito, ma con la solita freddezza da attaccante vero. Va ad abbracciare Antonio Conte. 20 alla fine, il Chelsea in vantaggio al King Power Stadium. Soffre un po' il Chelsea dal punto di vista difensivo. La palla per Vardy che interviene, riesce a girarla da Niang, attenzione a Mbaye, spalla alla porta, si gira e calcia Butland. E finisce così. Finisce così. Ed è proprio per la rivalità di cui parlavamo 90 minuti fa che questa sconfitta pesa. E quindi ragazzuoli, abbiamo fatto anche questa sessione di allenamenti con Niang che sta diventando un 83, così come Ousmane Dembélé. Stanno salendo insieme i due giocatori che sono arrivati quest'estate entrambi. Non so se l'avete notato, ma i capelli corti e il non cappello vi fa capire forse che sto registrando questo video, che è un video lunghissimo, non so quanto cazzo ci metterò per montare questo video. Però comunque lo sto registrando in giorni diversi, ovviamente per questioni anche di corde vocali, mi pare il minimo. E quindi stiamo comunque arrivando nella parte finale dell'episodio, perché abbiamo altre due partite da giocare. Una è questa, ed è quella con il Crystal Palace, con il signor Lovren che non si sente pronto, e penso che invece Dragoschi voglia giocare. Buon pomeriggio e buon Natale a tutti, diretta da Sealars Park il 25 dicembre 2017. Può diventare un giorno importantissimo, perché il Crystal Palace scende in campo sotto il sole, stranamente, perché abbiamo giocato contro il Chelsea sotto la neve e dopo una settimana praticamente scendiamo in campo sotto il sole di Sealars Park contro appunto il Crystal Palace. E le Foxes chiaramente vogliono vincere, ma devono vincere, perché seguono il Manchester United in classifica. Ci sarà lo scontro diretto, come vedete intanto questa è proprio la classifica, grafica puntualissima, e la prossima settimana ci sarà lo scontro della 18ª giornata proprio tra le Foxes di Marconi e Red Devils di José Mourinho. E quindi sarà una gara importantissima, ma per far sì che possa essere anche la gara del sorpasso, il Leicester deve vincere oggi. Sicuramente ha un impegno molto più complicato la squadra di Marconi rispetto al Manchester, dato che quest'ultima giocherà in casa contro il Middlesbrough. Quindi chiaramente noi dobbiamo fare la nostra partita e poi sperare anche magari che loro si possano fermare, anche se chiaramente è molto complicato. Poggia ad Albrighton, ma dentro Mendy, visto e servito. Occhio a Napoli Mendy che gli dà una civata, serve Niang e vuole la giocata. Mbaye che è andato via, destro a giro, manda andare in calcio d'angolo e prima palla gol del match. Angolo di Mendy sulla testa di Kurt Zuma che colpisce poi Mahrez, ma è calcio di rigore. Un tocco con un braccio che zittisce Sealars Park. Parte Mahrez, esecuzione perfetta, e Leicester in vantaggio dopo soli 4 giri d'orologio sul rigore sicuramente dubbio per probabile fallo di mano. Si passa in vantaggio. Mani, capito tutto, Mahrez che va a prendersi il pallone, lo tiene poi anche in campo. Ottimo guizzo di Riyad Mahrez. Albrighton può mandare Niang, così fa. Occhio a Niang, la giocata, riserve Albrighton che arriva con i tempi giusti e la mette in porta per il 2-0 dell'Leicester nella prima parte di primo tempo. Nei primi 20 minuti Leicester ha già chiuso la pratica, 0-2. Fallo laterale ancora per i padroni di casa, che adesso stanno prendendo un po' di campo, un po' troppo campo per i gusti di Marconi. Leicester fa fatica a ripartire, qui Vesino fino in fondo, torna poi da lì, mette dentro per Campbell e arriva il gol dell'1-2. Ha segnato il numero 9 del Crystal Palace, con Dragoschi che non poteva farci nulla qui in uscita, ma Leicester in bambola in questa fase del match. La partita non è ancora finita ragazzi, ora è finita per davvero, e Leicester vince 2-1 in trasferta, ed è una vittoria molto importante perché
si è complicata la partita più del previsto contro sicuramente un avversario validissimo, che era stato sminuito dall'Eister nella prima parte di gara, perché nel primo quarto, ovvero nei primi 20 minuti, avevamo già chiuso la pratica praticamente. Ma contento per la vittoria, ancora di più perché siamo riusciti a far turnover, e ancora di più perché il Manchester United ha pareggiato. Quindi ci andiamo a giocare lo scontro diretto a pari punti con i Red Devils. E questa sì che è una grande notizia, perché comunque sia non ci scappano. Guardate lì la classifica. A una giornata dal termine del girone d'andata, l'Arsenal è a 40 punti, a meno 9, veramente è un altro campionato. Però comunque a meno 9, Manchester United e Leicester. Con Vardy che insegue il record e soprattutto Santi Cazorla primo nella classifica marcatori della Premier League, ma soprattutto con il Leicester e il Manchester che inseguono l'Arsenal a quota 40 punti e quindi inseguono la prima per un sogno. Benvenuti e buonasera per l'ultima giornata del girone d'andata dal King Power Stadium di Leicester, Leicester City contro Manchester United. Le due seconde a confronto stasera per una partita che ci dirà veramente tante cose. Mkhitaryan cerca proprio Memphis Depay, stavamo parlando di lui, ottimo lo stop, poi in porta per provare anche un euro gol che non gli riesce. E lo serve sulla corsa, c'è il momento di Jamie Vardy al centro, riparte Chiloup a sinistra, Vardy se ne accorto e lo manda, attenzione a Chiloup, la discesa, in area di rigore, prova a incrociare col sinistro e la calcia malissimo. Prima grande palla gol per il Leicester, perplesso Marconi a bordo campo. Ha visto Musa a sinistra, ha una batteria al nigeriano e può andare con Mendy che lo aiuta nella corsa. Musa però lo ignora completamente, prende il fondo perché Vardy sta arrivando al centro, palla messa per Jamie, ma c'è De Gea che poi sbaglia rinvio. Mendy, Nampalis Mendy sul regalo di De Gea, porta in vantaggio il Leicester, dabba così e 1-0 per noi. Esplode il King Power Stadium, sconsolato per l'errore il portiere del Manchester United, che era intervenuto benissimo su Vardy, poi si è ostacolato con Jones e allora forse l'errore lo fa il 4 e non De Gea. Fatto sta che Leicester 1, Manchester 0. Largo per Depay, va via molto bene a Marquinhos, poi di tacco trova Rooney in area di rigore, ci sono troppi giocatori del Manchester, ma fortunatamente Depay calcia malissimo, sarà rimessa dal fondo. E che dire, dobbiamo stare attentissimi perché qui hanno fatto quello che volevano, poi fortunatamente l'olandese ha sbagliato, serve il raddoppio di Mendy, alla fine Tielemans lo chiude da solo e fa ripartire il Leicester, poi lancia Musa a sinistra, se l'ha dimenticato Darmian e allora è in ritardo Smalling con Ahmed che taglia, vede Vardy, la mette dentro per Jamie, De Gea l'ha presa, c'è Musa a sinistra, mandato, ancora Vardy al centro, Musa vuole arrivare in zona tiro per liberare il destro che è sul fondo e finisce così il primo tempo con il Leicester in vantaggio, con tante occasioni, con tante emozioni, con la bolgia del King Power Stadium che vuole godersi altri 45 minuti così. Riparte il Leicester con Vardy che va in serpentina, occhio a Jamie, poi si deve arrendere ma Dembélé recupera, quindi Tielemans allarga per Mahrez che vuole rientrare sul sinistro e la scava ancora per Vardy. No, se l'è divorato Jamie, che era solo, e sapete che io mi esalto quando c'è Vardy. Palla sul fondo, fuori Carrick e dentro Pogba, Mourinho le prova tutte a questo punto della partita, ma questo poteva essere il KO. Griezmann, Pogba, riesce ad andare via Lovren. Poi lascia il Panathiago dentro da Mkhitaryan con la deviazione di Marquinhos e calcio d'angolo. Arriva anche il primo cambio nel Leicester a questo punto. 25 minuti al 90esimo. E allora secondo angolo di fila per il Manchester. Batte questa volta Griezmann. Concentrazione, palla dentro, mette fuori Marquinhos. Poi Mkhitaryan con la deviazione. Occhio a Schneiderlin che si accontenta del terzo calcio d'angolo di fila. Il Manchester ci sta rintanando nella nostra area di rigore. Mkhitaryan libera Tielemans. Poi Musa va sul pallone, non lo trova. Poi Depay traversa! Che cosa abbiamo visto? Che cosa abbiamo visto? Clamoroso! Ma attenzione a Dembélé che può volare! Dembélé deve tenere botta però su Smalling. È andato via Ousmane Dembélé che prende il fondo, poi non ne ha più. Quindi deve ricominciare da Chiloup. Centralmente ci sono i compagni, ma Chiloup si addormenta. Può avere il contropiede, partita spettacolare adesso amici. Pallone per Thiago Alcantara che lo regala a Bellerin. E quindi si torna da Ziller. Traversa clamorosa di Memphis Depay ragazzi. Bah. Darmian. Attenzione a Schneiderlin. Dentro da Darmian fino in fondo e la palla è fuori. Che errore da parte di Matteo Darmian,
che si era proiettato lì davanti, ma poi ha svirgolato. Occhio a Mkhitaryan, palla verticale per Smalling. Smalling dentro da Ibra, Musa lo ha anticipato. Poi ancora Musa, Pogba dentro, Smalling, allontaniamo, Ibrahimovic, Zieler. Regolare, ha segnato Shaw. Ha segnato Shaw. Il pareggio del Manchester United al 93esimo. Ha segnato Shaw. Zieler aveva fatto un miracolo su Ibra. Proviamoci, ma non so se c'è tempo o no. All'ultima azione ha pareggiato il Manchester. Finisce 1-1. Finisce 1-1, una beffa clamorosa per il Leicester, che non si merita un epilogo del genere, un epilogo che va in contrasto con quello che abbiamo fatto in questi 2 anni praticamente. Le rimonte di solito le facevamo noi, però oggi arriva un pareggio che non ci aspettavamo più, perché tante occasioni abbiamo avuto per raddoppiare e quindi dispiace. Abbiamo comunque giocato contro una squadra, soprattutto a livello singolo, a livello di singoli, insomma, una squadra spettacolare. Penso a Depay, che ha fatto cose clamorose. Ibrahimovic, Pogba e gli altri non dobbiamo neanche nominarli, ma mi hanno sorpreso in particolare Depay e Darmian, perché Darmian, nonostante abbia sbagliato molto, è stato a lunghi tratti uno dei più pericolosi dei suoi. Anche lo stesso Jones, dopo l'errore clamoroso che ci ha concesso il gol del vantaggio, è cresciuto tanto. E quindi questo deve farci riflettere, perché il Manchester si è riaggrappato al secondo posto della classifica proprio. Cioè si è tenuto aggrappato proprio all'ultimo minuto di partita e resta al secondo posto. Poi al secondo posto ci arrivano anche il Liverpool e lo Stoke City. Quindi Leicester in questo momento, per la differenza reti, è fuori dalla zona Champions, oltre che ovviamente non al secondo posto. Il campionato è lungo. Ci deve essere un girone di ritorno e un calciomercato. A proposito, consigli qui sotto subito, regà, assolutamente importante. E poi faremo i conti. Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto, perché è stato un video lunghissimo, quindi vi deve essere piaciuto per forza. Se così è stato, lasciate like, altrimenti fatevi i cazzi vostri come al solito. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale, noi ci becchiamo con i prossimi video, regà, che saranno tanti, non so quali, ma tanti, quindi voi stay tuned. E soprattutto ci vediamo a Romix prossima settimana. Un bacione e bella, regà. La 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 la